Ci siamo infiltrati nei gruppi di media XXX su Telegram, dove viene scambiato costantemente materiale pornografico. Esistono due tipi di gruppi, pubblici, quindi aperti a tutti, e privati, ai quali si può accedere solo su richiesta. Dopo aver trovato materiale sessualmente esplicito ma comunque legale nei gruppi pubblici, ci siamo spinti a fare richiesta per accedere a quelli privati. Dopo pochi secondi e senza alcuna difficoltà, siamo stati accettati. I gruppi privati vengono usati dagli utenti come delle bacheche di annunci per scambiarsi materiale illegale, come video pedopornografici, materiali di revenge porn, con nome e cognome, delle ragazze ritratte e violenze sessuali di ogni tipo. Lo scorso maggio siamo entrati in contatto con un utente che spontaneamente, senza richiesta di pagamento, ha mandato un archivio di 150 GB di video di stupri reali, anche di minori. Siamo andati a sporgere denuncia alla polizia postale, consci del fatto che risalire all'identità dell'utente è impossibile. L'unico modo per proseguire le indagini è la rogatoria internazionale, un processo lungo, farraginoso, che consiste nella richiesta di collaborazione alle autorità giudiziarie del paese in cui la piattaforma ha la sua sede legale e che nella maggior parte dei casi non trova risposta.